Valcareggi si sono ritrovati allo stadio Bentegodi in un'occasione indubbiamente meno lieta che in passato, quando entrambi contribuirono validamente al secondo posto dell'Italia nei mondiali di 5 anni fa. Ora uno, Riva, guida un Cagliari che, dopo la sconfitta di oggi, sembra ormai spacciato, mentre l'altro, Valcareggi, avrà il suo bel da fare se vorrà mantenere il Verona in Serie A. La squadra isolana ha infatti dimostrato di meritarsi il ruolo di fanalino di coda della classifica, che non potrà abbandonare, riponendo risorse e speranze unicamente in un solo uomo, e cioè Riva, anche se ritornato quasi ai tempi migliori. Il Verona, da parte sua, pur vincendo, ha confermato di essere privo di schemi di gioco validi. La partita non è stata bella, ma molto combattuta. L'inizio è stato del Cagliari. Al 10° Riva impegna Ginulfi su punizione in una difficile parata. Qualche minuto dopo, ancora l'ala sinistra scaglia un bolide sulla traversa. Al 29° gli isolani passano in vantaggio. Viola crossa sulla destra, Butti intercetta e offre a Riva che, dopo essersi liberato di Catellani e di Cozzi, infila Ginulfi con un rasoterra sulla sinistra. 1-0 per il Cagliari. Il Verona pareggia dopo neanche un minuto e, punizione di Maddè, la palla giunge a Catellani che la fa spiovere in area. Nella mischia si fa luce Macchi, per Copparoni non c'è niente da fare. Nella ripresa il Verona insiste e al 9° colpisce il palo con Moro che poco dopo al 18° si rifà segnando una bella rete su azione personale. In questa occasione, come in quella della prima rete, Copparoni è apparso incerto. A questo punto la partita si fa a tratti scorretta e non vi è più niente da fare per il Cagliari che, spentosi il brio di Riva, tenta vanamente nel finale di riconquistare un preziosissimo pareggio.